Salve a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Prima di andare avanti volevo fare un saluto. Saluto quindi Yu-Gi-Oh! Planet Zenlion o Zenlion, dimmi quale delle due pronunce giusta perché sono boh. Quindi hello. E poi Inscendente GK che aveva chiesto nei commenti un mio parere sul mazzo in questione, appunto il Dear Keeper. E già da un po' di giorni avevo pensato di fare un video del genere, inerente appunto al mazzo che vedete, e in particolare ho voluto farlo per Card of Demise, motivo per cui ho anticipato questo video rispetto a un altro, proprio perché penso che appunto sono appena finiti gli europei e la banned potrebbe uscire a momenti, ecco. Credo che Card of Demise sia una delle carte sotto mira che a mio parere andrebbe limitata o bannata perché è abbastanza rotta. Tuttavia è una carta che aiuta parecchio i mazzi anti-meta che giocano tanti trappole, non fanno special, non molte special, come ad esempio il Gatekeeper in questione. Quindi, fatte queste premesse, direi di cominciare con la decklist. Allora, abbiamo 3 spie ovviamente, 3 recruiter, 2 discendenti, doppio comandante, non 3, e vi dico che con il terzo mi sono trovato, non dico male, però 2 secondo me sono perfette, anche perché andiamo a pescare di Allu, che potrebbe far storcere il naso a qualcuno, ma a me piacciono. E appunto anche Demise. Poi un assalitore, un nobleman, nobiluomo, e un Thunder King Ryo. Ryo, allora, che dirvi su questa carta? A me piace molto, l'ho sempre giocata anche in GB, almeno nelle versioni che ho portato io. È un livello 4, 1009, che neanche una special ti fa da mistake, ditemi se non è forte. Per le spells abbiamo 3 Necrovalli, ovviamente, come vi dicevo prima, Card of Demise o Denise, non lo so. 2 stele, doppia Allure, peschino per velocizzare anche il mazzo. Doppia Pod, Royal Tribute. Alzo le mani, Raigeki e Book of Moon che ti fa fare le porcate con la spia. Infine per le trappole gioco doppia mirror con una storming, mi trovo molto bene così, poi vedete voi se giocare tripla mirror e magari una storming. Poi triplo strike ovviamente, time space trap hole, carta che veramente adoro, bellissima, va anche in combo diciamo così, ma tra virgolette con rabbeggia. Bottomless, Vanity, Soleil Warning, poi gioco monocopia della barriera dei Necrovalle, la chiamo barriera perché richiama l'Infernity Roll, che è una counter forte che nega magie, trappole, effetto mostro. Se controlliamo Necrovalle è un Gatekeeper. Poi come 40ª carta gioco Chaos Trap Hole. Vi dico che ero molto indeciso su questa scelta, però poi mi sono buttato su questa perché in questo meta veramente è devastante. Via Cosmo, Monarch, sta tutto. E non lo so, se non vi piace potreste giocare come 40ª carta o la seconda appunto della barriera, oppure un Upstart Goblin semplicemente, un Water Call, un Twin Twister, vedete voi insomma. Anche se il mio consiglio è quello di provare di main le rivalità dei segni di guerra perché sono veramente rotte in questo mazzo. Oppure un pachycefalo. L'extra ve l'ho mosso molto velocemente perché penso sia abbastanza normale, i sincro calati quasi mai. Poi vabbè 66, 101, 106, 102, ho evocato veramente pochi Xyz perché rompevo i coglioni con le trappole appunto. E niente ragazzi, questa era la mia lista del GK. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, lasciatemi un like ovviamente, se avete qualche domanda fatemela qui sotto. E a proposito di questo dovevo chiedervi, volete che vi risponda appunto tramite commento rispondendo ai vostri commenti, oppure volete aspettare il futuro Fuck You Time così rispondo lì? E a proposito di questo, se avete qualche domanda di qualsiasi genere, che della mia vita privata o all'università o
lo so anche di Yugi, come è nato il canale, un po' così. Scrivete nei commenti hashtag fuck, per il momento siamo questa sigla, poi vedremo di cambiarla, di personalizzarla, ecco, e vedrò appunto di fare il fuck you time, ecco. E per concludere, cosa vi devo dire? Prossimo video penso ad Acquisizione del Drago, lasciate tanti mi piace anche per averlo e niente. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, seguitemi sulla pagina Facebook per qualsiasi novità del canale, qualsiasi movimento, annuncio o roba così. E forse andrò al YCS di Rimini, sarò presente a Rimini, però ne parlerò anche in futuro in qualche altro video. Quindi niente, arrivederci e al prossimo video.